Ben ritrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro giornale. Apriamo parlando di elezioni amministrative a Nocera Inferiore, elezioni fissate per il prossimo 11 giugno. Dopo la consegna delle liste, ora si guarda alle cose concrete, cioè alla caccia al voto, al reperire i consensi. Ci sono ovviamente tutti i partiti e tutte le liste civiche al lavoro e nel frattempo in mattinata a Palazzo Municipale si è svolto il sorteggio per la pubblicazione nella lista, nella scheda elettorale dei vari candidati. Ma andiamo con ordine e vediamo il nostro primo servizio. Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, ha inserito anche Nocera Inferiore nel suo tour elettorale e non poteva essere diversamente se si considera che la città è la più grande chiamata alle urne il prossimo 11 giugno in provincia di Salerno, ma soprattutto perché il Movimento 5 Stelle è presente con una sua lista con un candidato sindaco. Intanto scoppia la guerra dei manifesti selvaggi. I pentastellati, il giorno della presentazione del candidato Vincenzo Spinelli, distribuirono un documento con il quale invitarono gli altri candidati sindaci a non imbrattare la città con manifesti e volantini. È bastato un post su Facebook con la foto di un volantino incollato in uno spazio non consentito per ridare fuoco alle polveri. Anche il sindaco uscente, Manlio Torquato, il 29 maggio scorso annunciò che aveva chiesto alla Polizia Municipale di controllare che venissero rispettate le regole dell'affissione elettorale, invitando nello stesso tempo tutti i candidati ad evitare di incollare ovunque striscioni e manifesti. La buona volontà c'è tra tutti, ma bisognerà verificarla negli ultimi giorni di campagna elettorale, quando la caccia al voto diventerà frenetica. Sabato sera i riflettori sono stati puntati su Luisa Gagliardi, la candidata sindaco del Movimento Legalità e Trasparenza. Si è presentata insieme con gli aspiranti consiglieri comunali agli elettori. Per noi, ha detto, essere qui è già un successo. Legalità e Trasparenza è un movimento del tutto nuovo che sta cercando di farsi conoscere in alcune aree del paese, Puglia, Sicilia ed ora la Campania. Domenico Fimiani, di Noi con Salvini, ieri ha avuto una serie di incontri con gli elettori. C'è tanta curiosità e questo ci fa piacere, ha detto. Il populista identitario Mario Sanzione si prepara al primo comizio. Mercoledì, apertura della campagna elettorale in Piazza De Santi, al quartiere Arenula. Domenica tra gli elettori, anche per Toni Alanzetta, che spunta ad un dialogo soprattutto con le periferie. Non a caso ha aperto i comitati elettorali al Vescovado e a Casolla. Alfonso Schiavo ha trascorso la mattinata di ieri con i bambini, dando vita ad un laboratorio creativo di ceramica. Viviamo, ha detto, con il popolo, proponendo loro tutte le sfaccettature del nostro programma. Oggi siamo stati con i più piccoli, una parte fragile della società. Domenica di lavoro anche per il candidato del centrodestra Pasquale Dacunzi, che ora deve recuperare il tempo perduto. E questa mattina a Palazzo di Città si è svolto il sorteggio per la pubblicazione sulla scheda elettorale, insomma l'ordine di pubblicazione e di stampa sulla scheda. Come primo candidato, il primo sorteggiato è stato Pasquale Dacunzi con le sue liste, Dacunzi Sindaco, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Numero due, candidato sindaco Stanzione, Mario Stanzione con la lista Populisti Identitari. Numero tre, Luisa Gagliardi della lista Movimento Legalità e Trasparenza. Al quarto posto sulla scheda, gli elettori troveranno Tonia Lanzetta con le liste Noi con Nocera, Nocera Attiva, Cambiare Insieme Nocera. Al numero 5, candidato sindaco Domenico Fimiani con la lista Noi con Salvini. Al numero 6, Alfonso Schiavo con le liste Città Solidale e l'altra Nocera. Al numero 7 il candidato sindaco Manlio Torquato con le liste Torquato Sindaco, Partito Socialista Italiano, Unione di Centro, Uniti per Torquato, Moderati per Torquato e Partito Democratico. Numero 8, Vincenzo Spinelli con la lista Movimento 5 Stelle.
Ancora una notizia di politica: domani a Sarno il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà appunto al Palazzo di Città di Sarno, dove alle 10 nell'aula consiliare incontrerà i sindaci e gli amministratori dell'agro, ma anche associazioni di categoria, imprenditori e cittadini. E restiamo a Sarno per dirvi che, una notizia di cronaca, nella notte è morto Domenico Cordella, l'uomo di 42 anni che ieri pomeriggio si è dato fuoco dopo un litigio in famiglia. Secondo le ricostruzioni degli agenti del commissariato di polizia, l'uomo, pizzaiolo in un ristorante a Sarno, aveva avuto un litigio in famiglia, dopodiché si era recato a bordo della sua auto in una zona periferica e qui si è dato fuoco cospargendo il corpo di benzina. A causa delle gravi ustioni era stato trasferito al centro grandi ustioni dello ospedale Cardarelli di Napoli, ma è deceduto nella notte. Ci siamo occupati di questa vicenda per diverso tempo, finché non era stata trovata una soluzione tampone, ma sembra che il futuro di un plesso scolastico storico di Scafati, la scuola Manzoni, abbia un futuro davvero incerto. Infatti, chiusa dal settembre scorso, la scuola elementare potrebbe anche non riaprire più i battenti. Di fronte a questa prospettiva, che rappresenterebbe anche una perdita di identità della città, si mobilita la società civile contro la mancanza di prospettive da parte dell'amministrazione comunale. Sentiamo. Si mobilita la società civile contro la mancanza di prospettive per il ripristino del plesso scolastico Manzoni a Pagani. Un incontro pubblico è stato promosso per mercoledì sera, dal quale sono stati invitati anche il sindaco e i dirigenti, nonché le insegnanti, per fare il punto della situazione. Ad uno scatto d'orgoglio della città contro una sorta di lassismo dell'amministrazione Bottone sta il fatto che nessuna previsione di spesa è stata inserita nel bilancio di previsione 2017, nonostante una perizia tecnica parla di cifre importanti, 1.300.000 euro per interventi di consolidamento all'edificio di via Garibaldi. E invece è spuntata fuori la necessità di un'ulteriore perizia, un nuovo incarico tecnico professionale per meglio approfondire l'indagine tecnica già fatta. I tempi dunque si annunciano elefantiaci, oltre al rischio sempre più concreto che quella scuola non apra mai più i battenti. Parla di mancanza di senso delle priorità nella gestione delle opere pubbliche il candidato sindaco del PD Angelo Grillo. È questa, c'è una perizia ordinata dal comune, che loro chiamano perizia tecnica, poi non si capisce perché hanno anche affidato una successiva perizia sismica, nella quale con la somma di 1.300.000 si ritiene utile, agibile ed utilizzabile il plesso, spendendo una somma di 1.300.000 si rende utile, agibile e utilizzabile il plesso Manzoni. Ora, in presenza di questa delibera e di questa perizia e trovandoci alla vigilia dell'approvazione del bilancio e quindi del piano triennale delle opere pubbliche, non si capisce, non si è capito per quale motivo nel piano triennale delle opere pubbliche non ci fosse una lira destinata al recupero del plesso Manzoni. Ora la verità qual è? È che il disagio che è derivato dal mancato utilizzo di questa struttura, che ne deriva alle famiglie, ai ragazzi e agli insegnanti, è notevolissimo. D'altro canto, questa è una struttura del comune, dell'ente, e perché deve essere lasciato lì a decadere? Oggi dicono, si sono giustificati in consiglio comunale dicendo che praticamente avevano affidato una nuova perizia per valutare lo stato sismico o il pericolo sismico. Io dico, se questo c'era, potevano farlo con una perizia congiunta. Non si pagano due perizie, perché una cosa è una perizia congiunta, un'altra cosa sono due perizie distinte e separate. Ma la prima l'avete affidata voi, e quando un tecnico di buon livello dice che con 1.300.000 il presso è restituito alla sua funzione, io non capisco poi perché non cominciare a dire benissimo, noi accantoniamo delle somme da destinare a questo. Allora il problema è quello che ho sempre posto in definitiva, che non c'è il senso delle priorità nella gestione di questo ente pubblico. La verità è anche un'altra, è che ormai la gente comincia a capire e a percepire. Tra le voci circolate negli ultimi tempi anche quella della possibilità di abbattimento e ricostruzione dello storico edificio
ufficio sulla scorta di quanto avvenuto nella vicina Scafati. Puoi immaginare tutto. C'è una sola cosa che può smentire queste illazioni, se illazioni sono, che è quello di recuperare il bene, di restituirlo alla sua funzione, che è quella di essere il centro della prima formazione della gente di questa città, e quindi di restituire anche un bene storico ad una città che non può privarsene. Io credo che certi ragionamenti, certi confronti vadano fatti, l'amministrazione deve imparare a confrontarsi con le opposizioni, con la gente, deve imparare a capire dai bisogni della gente quali sono le priorità rispetto alle quali deve operare. Se pensano di sapere tutto, di essere depositari di una verità, stanno sbagliando di grosso, ma il danno vero è che non sbagliano per loro, sbagliano per questa città, e noi questo non glielo possiamo consentire. E ora parliamo di mare, inteso anche non solo come divertimento ma anche come economia, perché si è conclusa la rassegna Boat Show che si è tenuta a Salerno, al Porto Marina di Arechi. Ci sono stati oltre 10.000 visitatori nei due fine settimana, ma anche durante la settimana gli ingressi sono stati notevoli. Tutto questo lascia ben sperare per il rilancio del diportismo. Vediamo. Bilancio positivo per la seconda edizione di Salerno Boat Show, la manifestazione che si è svolta dal 6 al 14 maggio nel porto Marina d'Arechi a Salerno. Affluenza molto sostenuta nei due fine settimana, ma anche nel periodo infrasettimanale, a testimonianza dell'attrattività della formula, che ha coniugato momenti di approfondimento con l'evento più strettamente espositivo, richiamando l'attenzione di diportisti ed appassionati lungo i moli del Marina. La rilevanza strategica dell'economia turistica nella nostra provincia è stato il costante riferimento emerso dai workshop e dai numerosi approfondimenti che si sono susseguiti nei 9 giorni della manifestazione. Ma occorre aggiungere che in questa particolare fase storica diventa di primaria importanza mettere in campo un'offerta turistica integrata e sistemica in grado di elevare il livello di competitività, soprattutto sui mercati internazionali. È arrivato il momento quindi di lavorare tutti insieme, operatori privati e filiera istituzionale, ha concluso Gallozzi, alla realizzazione di un brand dedicato al turismo made in Salerno, ben riconoscibile e dotato di un forte appeal. Come Marina d'Arechi stiamo già portando avanti questa progettualità e siamo certi che presto la nostra provincia potrà presentarsi in maniera più organica e strutturata ai potenziali partner internazionali. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore del porto Marina d'Arechi, Anna Cannavacciuolo, che ha sottolineato come Salerno Boat Show abbia consentito non solo di rilanciare con forza il ruolo di primo piano del diportismo nautico nell'economia turistica salernitana e campana, ma anche di mettere a confronto tutti gli attori di un comparto che può fare certamente da volano al miglioramento qualitativo dell'offerta. L'unica strada per innalzare il tasso di permanenza e di spesa dei visitatori che scelgono la nostra terra per trascorrere le loro vacanze. Ed ora introduciamo un altro argomento, un omaggio alle mamme, alle donne, tra musica e comicità. E non sono mancate le emozioni che sono state trasmesse dallo spettacolo Donne, Maruzzelle, Femmine e Lazzarelle, con l'attrice Rosalia Porcaro e il musicista Espedito De Marino, di scena al Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore. Vediamo. Donne dai mille volti, donne dalle mille speranze e sogni infranti, rappresentative di una Napoli pronta a trovare nella disperazione la forza di reagire e di inventarsi la vita. A casa mi sto sempre in cucina, ma hanno ritratto anche pure un salotto, ma non faccio neanche il colore. Sempre in cucina, Pasqua, Natale e Ferragosto, sempre in cucina. E che cosa sono le cene di Natale? Tutto il giorno in da cucina, che la farina coppa la panza, che la mare fritta per dente e capire, pare che tenga il bigotino. Prima li facevo per i miei figli, poi per i miei nipoti che ogni anno si fanno sempre più grandi. Ma chi è vero a sti nipoti? Io sono in da cucina da loro. Io mi capitone.
Del capitano so dire tutto. Sei stato nervoso perché ha visto i forbici, come si è alzato la matita, tutto. Ma è nipote che è. Sono le donne Maruzzelle, femmine lazzarelle, che danno il titolo allo spettacolo di scena al Teatro Diana di Nocera Inferiore e che ha visto protagonisti due talenti partenopei, Rosalia Porcaro ed Espedito De Marino. La prima, con la sua ironia e comicità, ha fatto incontrare al pubblico le irresistibili e mitiche figure dei personaggi che ha reso celebre a teatro e nelle varie apparizioni televisive. Il secondo, maestro della chitarra ed uno degli eredi artistici di Roberto Murolo, ha incantato con i suoi virtuosismi il pubblico presente. Femmina Maruzzella e la donna Lazzarella è in un qualche modo significare la femmina intesa come la donna importante. Infatti nel repertorio ci sono canzoni ispirate a questo come Guapparia e altre. Maruzzella, ebbene, Renato Carosone la identifica nel modo più bello, è la Maruzza piccola, è la femmina, è la donna affettuosa, è una carezza che noi diamo con queste canzoni di questa sera alla Maruzzella, alla donna innamorata. Tutte donne forti, tutte donne mamme anche, una in particolare che è la signora Carmela, che si lamenta un po' dei figli, delle nuore, del fatto che magari la lasciano sola. È un personaggio che magari le persone si ricordano perché era la donna arcigna, un po' troppo forte probabilmente, che dava addosso alla nuora, non voleva che si sposava il figlio, insomma, storie familiari. Che non litiga mai con nessuno, figurate che è venuto nella fabbrica, ci ha fatto vedere un nuovo tipo di borsa, una borsa bellissima, noi non abbiamo fatto neanche 400 pezzi, che subito l'hanno cubiata, sì, l'ha cubiata tale e quale Louis Vuitton. Cioè dice, ma perché non denuncia da Kiss? Cioè dice, Veronica, lascia stare, pur Louis Vuitton per le figlie ragazze. Poi c'è questa grande attrice che io ho conosciuto qualche anno fa e che grazie adesso ad Airone Comunicazione, a Silvano Cerulli, insomma, e al Teatro Diana rincontro e spero anche che sia l'inizio anche di altre future collaborazioni. Ho fatto una cosa con lei a Napoli importante circa 10 anni fa, la segue in televisione, è una donna straordinaria, non solo perché è una donna bellissima ma anche una donna bravissima. Oggi i maggiori registi italiani, i maggiori attori se la contendono per i loro film. La canzone napoletana ovviamente è un rapporto forte perché la canzone classica napoletana mi piace. Purtroppo non sono una brava cantante e anche se tutti pensano che i napoletani devono saper cantare, ma ci sono alcuni. Io per esempio riesco a cantare quando faccio una parodia, ma se dovessi cantare seriamente mi vergognerei moltissimo. Sicuro è uno spettacolo nuovo che ho già fatto e che porterò in giro l'anno prossimo, che si chiama Coro Ingrata, prende il titolo da una famosa canzone e parla proprio della mamma con i figli, quindi è proprio centrato su questo argomento. Mio figlio per esempio, no? Viene, due parole, il minimo indispensabile e subito se ne va, per paura di trattenersi troppo perché quello deve andare dalla moglie. Quelle le mogli sono allergiche alle mamme. Ah, stai da tua madre e ti pareva. Ma come ti pareva? Con un brino. Io sto da prima di te. L'ho conosciuto da quando è nato. L'ho portato in grembo. O tenevo proprio in coppo stomaco, o tenevo. E lo tengo ancora a te, a Is, qui c'è me. Prima mi dice sì. Roche, roche, ma fai morire. Maruzzella, Maruzzella. E questo era l'omaggio alle mamme e alle donne da parte di due artisti, ma ora andiamo a vedere invece un omaggio, diciamo, più genuino, quello dei bambini, con questa iniziativa che si è tenuta ieri a Pagani. Vediamo. Un fiore per mamma è l'iniziativa che è andata in scena ieri mattina in piazza Auditorium a Pagani. Lo ha organizzato l'associazione Insieme per Rinascere, che conferma la sua molteplicità nel organizzare appunto degli eventi.
I volontari hanno aiutato i bambini attraverso un laboratorio creativo a realizzare un fiorellino donato poi alla propria mamma. Nel giorno della festa della mamma ci ritroviamo qui in piazza Sant'Alfonso come l'associazione Insieme per Rinascere, non solo per farci conoscere sempre di più sul territorio, ma per dare la possibilità ai bambini attraverso il laboratorio con la creatività di creare un fiore per la loro mamma e far sì che la nostra associazione cresca di più, si faccia conoscere e che la solidarietà dei paganisti cresca sempre di più nei nostri confronti e nei confronti anche delle malattie oncologiche. Ed ora parliamo di cambiamo argomento ovviamente, parliamo di questo incontro che si è tenuto al Colle Sant'Alfonso a Torre del Greco, il tradizionale raduno dei missionari, ovviamente tanti i significati, non solo religiosi, vediamo. Un momento di convivialità ma anche di condivisione delle cose fatte e di quelle da fare. È stato questo, in sintesi, il raduno dei missionari redentoristi che si sono dati appuntamenti al Colle Sant'Alfonso a Torre del Greco. Tanti racconti, tante storie, tanto il lavoro, spesso difficile, che i missionari hanno raccontato con le loro storie, con la certezza che il loro impegno è cambiato con continue sfide educative ed assistenziali e a cui sempre di più partecipano i laici. Questo raduno annuale dei gruppi missionari per noi ha davvero il sapore di tante cose, una marcord di una fase pionieristica, qui è succeduta una di creazione di strutture, adesso di consolidamento, davvero è occasione di memoria, di gratitudine al Signore, ma ecco, quello che mi sembra più importante sottolineare, quello che io vedo chiaro, è lo snodo che stiamo vivendo in questo momento con il coinvolgimento di tanti laici. Davvero senza di loro saremmo sproporzionati alle sfide che ci troviamo. E le realizzazioni sono tantissime, anche quest'anno l'abbiamo rievocato, tantissime cose belle, ma sempre grazie alla mano dei laici. Un momento molto bello perché ci permette di toccare con mano questo miracolo della solidarietà, miracolo di Dio ma anche miracolo dell'uomo con la partecipazione di tutta questa gente che avete visto, collaboratori, laici, amici che ci hanno sostenuto in questo servizio che facciamo ai più poveri. Stamattina parlavamo un po', che mostravamo le cifre, quello che abbiamo realizzato quest'anno. Stiamo per inaugurare un liceo, una clinica di maternità, una scuola elementare, una scuola media, dei pozzi. Ed è anche per noi che ci lavoriamo, che ci abbiamo lavorato in Madagascar, non smettiamo di meravigliarci di questa possibilità, di questo miracolo che Dio realizza attraverso di noi, perché penso che alla fine, ecco, noi siamo strumenti. Anche tutta questa gente che si impegna veramente toccata dall'amore di Dio, e abbiamo delle persone che sono degli eroi di solidarietà, danno la vita, danno tempo, danno forze per questi fratelli più poveri in Madagascar. Quindi questi 50 anni ci permettono di guardare indietro, non per orgoglio, perché alla fine non è una, come dicevo, una realizzazione nostra, per rendere grazie a Dio di questo miracolo di persone, di gente e di iniziative che abbiamo portato avanti. Si parla molto male della società, si dice che il mondo va a rotoli, che andiamo da male in peggio, invece questo convegno testimonia, non è vero. C'è gente che coltiva ancora sentimenti altissimi, Papa Francesco ce lo ricorda, c'è gente che dà la vita, dà del tempo per i poveri, che ci crede, che si impegna, quindi il mondo non va a rotoli, il mondo c'è del male ma c'è del bene e ci sono delle esperienze bellissime veramente di eroismo della carità. Luci musicali, fontane danzanti, opere d'arte in 3D sono solo alcune delle novità della 19ª edizione dei Madonnari di scena a Nocera Superiore a partire dal prossimo fine settimana. Presentato questa mattina il programma della manifestazione. Vediamo.
È uno degli eventi più attesi a Nocera Superiore, la città si sta preparando al meglio, parliamo del concorso internazionale dei Madonnari, giunto alla sua 19ª edizione, questa mattina conferenza stampa al comune di Nocera Superiore, non mancheranno tante novità. Il tema che è la santità cristiana, per sottolineare la vocazione fondamentale, la santità che ciascun cristiano deve avere, tutti gli eventi collaterali intorno, ma da sottolineare sono soprattutto quelli più culturali, come il convegno fatto nelle scuole organizzato dall'Associazione Nuova Sociale per i ragazzi e la scuola per i Madonnari che è cresciuta negli anni adesso fino a gareggiare anche all'interno del concorso dei Madonnari e poi la provenienza ormai da tutto il mondo, di sempre più persone. Ormai è l'evento più atteso a Nocera Superiore. Ieri sera abbiamo già iniziato con la presentazione della manifestazione davanti al Comune, dove veramente la città è scesa nelle strade. Corso Matteotti e via Roma era strapiena, l'abbiamo organizzato ovviamente con l'amministrazione comunale e con i commercianti di Via Roma, l'associazione dei commercianti, ed è stata veramente una bellissima serata. Le novità di quest'anno sono le luminarie a ritmo di musica e poi l'altra novità sono le fontane danzanti, che gli spettacoli sono stati fatti a Lourdes, a Fatima, a Piazza San Pietro poco tempo fa e a Nocera Superiore. Il venerdì c'è l'inizio dei Madonnari, per cui i Madonnari che arrivano da ogni parte del mondo. Il sabato c'è il momento, la prima parte della processione, è tra sabato e domenica, per cui per la festa è il momento più importante, è il momento che è dedicato a San Pasquale e alla Madonna quando attraversano le strade. E sabato sera c'è il concerto di Cristina D'Avena e abbiamo sempre i comici di Made in Sud. Un evento dalla tiratura oramai internazionale, i Madonnari che noi abbiamo il piacere come amministrazione di affiancare nella organizzazione dell'evento e quest'anno avremo anche componenti nelle commissioni valutatrici di grande valore artistico e professionale. L'accoglienza sarà sicuramente delle migliori, ne approfittiamo per invitare tutti i cittadini dell'agro e non solo a venire sul nostro territorio in questi giorni di festa per conoscere anche luoghi del nostro territorio meno noti ma di grande importanza. Bene, ora noi ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo la pubblicità, poi parliamo di calcio. A dopo.